Cari buongustai, bentrovati anche oggi nella cucina di A Casa Tua, sempre presso Alindar Cucine Industria Arredamenti. Oggi vi voglio proporre un piatto che ho assaggiato un giorno in tutta fretta. Qualcuno arrivò proprio dentro la mia cucina e mi lasciò una porzione di questo rollè di tacchino. Straordinario. E allora, come potrei non farvi vedere di cosa si tratta? Dopo la sigla vi presenterò anche la protagonista di questa puntata di A Casa Tua. Trattasi quindi di rollè di tacchino farcito con sentori di bosco. Chi realizzerà questo piatto per voi? Chi ha fatto breccia nel mio palato? Beh, Rita, ben trovata a casa tua. Ciao Anna, ben trovata, ritrovata. Ritrovata, perché ci siamo viste poco tempo fa sui fornelli certo. di questo bel piano al quarzo. E quindi raccontiamo di questa ricetta che ha fatto breccia nel mio palato un giorno, devo dire, in cui non avevo neanche tanta fame e tu me l'hai proprio stimolata. Eh sì. Perché è arrivata con il suo bel piattino, un piatto dove c'era anche una porzione, diciamo, abbondante, e a prima chitto io dissi: te magno o non ti magno? Poi ho sentito subito il profumo dei funghi porcini che io adoro, come adora anche lei, e di conseguenza mi sono fiondata e lì ho finito tutta la porzione. Come si realizza questo rollè? Direi, sono qui a pregarti di ritornare. Allora, quindi, cosa si fa in sostanza? Intanto come nasce questa ricetta? Perché dietro ogni cosa che fai c'è sempre un motivo. Eh sì, bene. La carne di tacchino è una carne che non riusciamo a mangiare facilmente, anche se è una carne abbastanza, diciamo, digeribile, no? E facilmente assimilabile, proteica anche. Mm-hmm. Ma poi voglio dire, non riusciamo a mangiare perché è stopposa, perché è asciutta, no? Sì, ha un gusto anche un po' troppo pungente, forte, ecco. Mm-hmm. Allora qui ci vuole sicuramente qualcosa che copre un attimino le dà uno sprint. Sì, che insomma, che senti la ricetta? La rendi stuzzicante, sì, più gustosa. Allora ho pensato di togliere l'osso e di farcirla. Che parte è questa? Allora, questa è la parte della sopracoscia, però si può fare anche la coscia, okay. Te l'hanno già sì, dissossata. Sì. Devo dire che l'ipercarrefour, sì, i repartisti, soprattutto la signora del reparto macelleria mi ha dato il meglio. Io avevo chiesto un cosciotto, dice no, ma col cosciotto fai più fatica. Sì, è vero, perché vero? Ci sono dei nervetti finali. Non solo dei nervetti, ma ci sono anche degli ossicini lunghi che praticamente sono un po' difficili da... Io lo faccio tranquillamente, però il lavoro diventa un pochino più complicato. Allora, questa ricetta nasce, ve lo dico subito, perché Rita, da buona gerente di famiglia, pensa sempre intanto a portare in tavola piatti stuzzicanti, sia che possano stuzzicare suo marito Andrea, che è anche abbastanza esigente, come naturalmente lei l'ha abituato, e sia i suoi bambini, però deve fare conti, chiaramente come tanti di noi, sugli acquisti. Quando andiamo a fare la spesa dobbiamo avere un po' di tempo, lei impiega sapientemente tanto tempo per fare la spesa e cercare di scegliere la migliore qualità prezzo, e spesso anche da un pezzo di carne povera come questo è quello che in sostanza sì. tu hai fatto, da un cosciotto sì, povero di tacchino hai trasformato è bellissimo. Un capolavoro che si può servire nelle cene, regali. Cioè, okay. Tu non ha... io vediamo come non... si realizza. Sì, io non lo vedo neanche molto commerciale, cioè poco commercializzato, perché comunque bisogna... È elaborato. Bisogna impiegarsi un po' per... Certo, diciamo che la materia prima costa poco, ci vuole un po' più di impegno invece per far sì che questo sia un piatto da trionfo. Allora. E allora, sovracoscia, si apre, si disossa, come hanno fatto i nostri amici del Carrefour. L'ho battuta leggermente e... Poi l'ho salata, l'ho pepata
messo qualche pezzettino di prezzemolo. E io di solito la strofino proprio con i funghi secchi, perché invece di ammollarli tu li fai praticamente si ammollano con le fantastiche si ammollano con l'umidità della carne e poi rimangono fuori e vanno a finire nella pentola quando lo soffriggeremo per chiudere e per sigillare la carne, che poi andrà a finire la cottura nel forno. Tra l'altro utilizzeremo una pentola che tu prediligi tanto come metodo di cottura. Sì. Che è la pentola a pressione. Sì, va praticamente a cuocere fino in fondo la carne, però con tempi brevissimi, quindi non l'asciuga. E sicuramente non disperde le proprietà organolettiche e nutrizionali. Sì, abbreviamo i tempi di preparazione, perché... Quindi lì un altro bel taglio alla bombola o al gas. Sì, e poi perché non amo, come magari... Perdere tempo troppo. Sì. A stare lì a girare, se bisogna farlo per mestiere va bene, però poi quando noi lo facciamo per diciamo necessità anche di preparare il pranzo, la cena, preferiamo abbreviare i tempi. No, allora, quali sono quindi gli ingredienti di cui abbiamo bisogno? Oltre ai funghi secchi, porcini, che stiamo chiaramente già massaggiando sul tacchino. Allora, la farcitura è quella tradizionale, con la mollica di pane, il pane fatto in casa, con lievito naturale, che diciamo rende pure la farcia unica, direi, con il parmigiano, il pecorino e la spolverata di pepe. Ottimo. Volete mettere il pane con lievito naturale aromatizzato con il pan carré? Diciamola tutta, no, non è da noi. Bisogna accontentarsi comunque di quello che si ha. Sì. Diciamo o che cercare io... pure quello che non si ha, via! Sì, ma io ci tengo, infatti guarda, alcune volte faccio proprio il pane al forno di casa, dentro casa, non accendo il forno a legna per farmi la mollica del pane. Ecco, infatti. In pratica. Eh sì, questi protagonisti da casa tua, che ricchezza per il nostro territorio, che ricchezza per le loro case e per i fornelli di questo programma che ormai vede la quarta edizione. Intanto non lo faccio spesso perché sarebbe come parlarsi, diciamo, addosso, o in un certo senso, anzi, farsi anche dei complimenti. Ma è tantissimo l'affetto che nutro nei vostri confronti, sia di chi ci segue costantemente, quotidianamente in televisione, in TV, sia chi invece frequenta tantissimo il nostro sito internet, che è www.acasatua.tv, sia chi è iscritto e comunque tempestivamente va a vedere le puntate sul nostro canale di YouTube, e chi ha scaricato anche l'app di A Casa Tua. Siamo felicissimi di aver fatto un bellissimo lavoro di comunicazione, aver creato interesse su un panorama vastissimo che è l'agroalimentare, soprattutto regionale e anche internazionale, perché no, di aver dato tantissimi spunti di riflessione, di aver conosciuto tante persone che come noi condividono la passione per la cucina e anche diciamo che diffondono e parlano eticamente la nostra stessa lingua e amano mangiare le nostre stesse cose. Quindi questo sembra che a voi piaccia particolarmente, e io di questo vi ringrazio, perché non è mai scontato, insomma, che l'attenzione sia rivolta nei nostri confronti. Colgo l'occasione, Rita, permettimi con te di poterlo fare, di ringraziare tutti i nostri sponsor ad uno, qualche giorno riesco a farlo con un po' più di calma, altri chiaramente li vedete, ormai io sono circondata da Stocco e Stocco, di Ciccio D'Agostino, dal tartufo straordinario, come non gradire il tartufo e tutte le meraviglie, le chicche e i gelati della gelateria Il Tartufo di Domenico Penna, che trovate in Via Nazionale a Pizzo. Come non realizzare delle tavole stupende, come Rita spesso realizza, no? Le festicciole per i bambini, o comunque appena può organizza sempre momenti di grande convivio. Extra, per scegliere gli addobbi e le mise en place di carta made in Italy, quindi firmate Extra.
come non scivolare nel mondo dolcissimo, che presto vedremo ancora organizzare dalla nostra cake design Mara La Russa Marus Cake, con gli articoli di Decora, sempre made in Italy, tutto per il cake design. E poi ancora l'oleare a carbone con il trittico Ter Laureaunum e Coroneichi, l'olio di oliva 100% Carolea di Statti, anche i vini di Statti, e i nostri straordinari prodotti del sud, che ormai sono diventati per voi grande spunto di riflessione nel momento in cui volete realizzare delle ricette che vi nutrono e vi curano, perché il nostro bergamotto re è nutraceutico, quindi fa tanto bene, abbassa i livelli di colesterolo, trigliceridi nel sangue. Quindi nel caso in cui voi vogliate mangiare questo bel piatto succulento che sta realizzando Rita, l'importante è magari conditelo con il condimento balsamico piccante al bergamotto o quello classico. Vediamo dopo che cosa riusciamo ad abbinare. Io onestamente, in fase di cottura, non so se lo faremo adesso, ma andrei ad aggiungere, secondo me ci sta benissimo con i funghi. Rita, che dici? Della frutta disidratata? Sì, io credo che si abbini anche al tacchino la frutta. Il tacchino all'arancia, un'altra all'arancia. Allora, la carne secondo me è ideale, sicuramente più di qualsiasi altro tipo di carne, bene, anche quella di maiale, ma il tacchino va benissimo. Assolutamente, quindi puoi scegliere tra le pere disidratate aromatizzate al bergamotto, oppure vediamo cosa abbiamo ancora qui. Va bene, pere e funghi sta bene, Anna. Sta bene, non andiamo troppo lontano. No. C'è mango, c'è tutto. Pere e funghi. Mamma mia. Siamo a posto, quindi io ho tagliuzzato, sì. Sì, per piacere una padellina per soffriggere leggermente i porcini. Okay. Che se vuoi lavare le mani e igienizzarle, tieni. Dopo. Non ho finito. Non è finito? Ti servo subito? No, te l'apro. Preparala, dai. Perché il gruppo Camminite ha pensato veramente a tutto. Queste servono soprattutto per noi che viaggiamo, siamo troppo tempo fuori. Questa salvietta imbevuta. Fantastic. Di bergamotto, va. Che è antibatterica. No, vabbè, finisco prima. Ok, va bene, ti prendo la padella. Padellino. Eccoci qua. Chiedi e avrai. Accendi il gas, metti olio. Il gas, mettiamo l'olio. Io ti avevo già preparato uno spicchietto. Mm-hmm. Aspetta che ci mettiamo anche quello. Sì. Siamo felicissimi di voler mettere, così rendiamo molto ancora più digeribile. Ti prendo subito l'aglio al condimento balsamico al bergamotto. Benissimo. Ma se vuoi lo possiamo mettere anche quando facciamo la carne. Ah, ok. Ok. Così rimane tutto lì. Appunto, brava, rimane nel sughetto. Brava. Della l'aglio agropic. Quindi metti parte dentro e parte fuori. E parte fuori. Sì, sì. Perché poi verrà servita anche da un'altrettanta succulenta cremina. Sì, sì. Il fondo di cottura. Quello fa tutto. Allora, invece qui hai rotto anche un uovo. Sì, ho messo l'uovo. Okay. Ripetiamo che in questa farcia c'è parmigiano, pecorino, pepe e uova. Ok, so. Abbiamo bisogno di preriscaldare il forno perché vedrà una cottura veloce in forno anche? Sì, lo possiamo accendere quando lo rosoliamo. Va bene, perfetto. Allora, aspetta che... Guarda, ecco, ti voglio aiutare un po'. Ok. No, hanno bisogno solo di una leggera scottata. Sì, un leggero soffritto. Senti, okay. Invece le erbe che andremo ad inserire quali sono? Timo, il rosmarino, la maggiorana. Erbe dell'asilo, allora. Anche perché quando vado apposta per quello. Diciamolo, chi è che l'ha raccolto quel timo? Lei, chiaramente, da tutte le erbette sue. Ah, addirittura, te lo sei conservato per... Me lo sono conservato. Per farmi onore. Certo. Grazie. Lo sai che non lasciamo poco al caso. Va bene, Anna, puoi spegnere. Spegniamo subito. Sì. Ah, ecco qua. Poi questo olio io lo rimetto nella pentola a pressione. Abbiamo detto che non dobbiamo buttare nulla? No, ma perché ha preso tutto l'odore dei funghi, quindi mi dispiace... I funghi porcini. Senti, con te sfondo porte aperte su un tema che ci sta particolarmente a cuore, che è quello dell'ecologia e della raccolta differenziata. No, per carità, guarda. Vuoi che parliamo di questo oggi? Non mi avevi... No, non ti avevo avvisato. Non mi avevi avvisato. Però comunque, tu rispetti tantissimo l'ambiente. Facciamo un appello. No, che io mi arrabbio, poi tu mi vuoi far arrabbiare? Sì. No. Facciamo un appello, perché a casa tua è anche momento di riflessione, perché dietro i fornelli, dietro un piatto...
si nasconde veramente di tutto, sia cose piacevoli che a volte anche cose un po' spiacevoli. Sentiteci, quando noi scartiamo tutta la nostra spesa, quando ci avanza qualcosa, vogliamo si differenziare, però vogliamo avere anche la comodità e l'opportunità di avere i nostri bei cassonetti non tanto distanti da casa nostra. Intanto metteteli, diciamo così, dateci la possibilità di essere eticamente di un certo livello, insomma, di un livello umano, direi. E quindi l'appello è: differenziamo, ma metteteci nelle condizioni di farlo, perché vogliamo che i nostri bambini di oggi, domani, possano vivere in un mondo un po' meno inquinato. Io invece, di questo, scusami se ti interrompo, perché adesso proprio pure l'hai presa e l'ho presa buona, sì. Ecco. Sì. E io la farei a prescindere, cioè anche se non ci danno la possibilità di farla nel modo più comodo, io vedo molta, molta indifferenza. Sì, io vedo molta indifferenza. Non c'è nella nostra città particolarmente, perché comunque vedendo altre ci situazioni... Ci riferiamo alla città di Catanzaro, eh? Sì, vedendo altre situazioni, venendo da altri luoghi, io sinceramente credo che siamo molto, molto indietro noi cittadini, con una cultura... E sul rispetto, essenzialmente, perché guarda, lasciamo stare, andiamo avanti con il tacchino, guarda, va bene, perché... va bene, tuffiamoci dentro il nostro tacchino ripieno e cogliamo l'occasione per dire: metteteci nelle condizioni di poter fare le persone civili, educate. Quindi mi sa che dobbiamo scrivere un nuovo manuale di educazione civica. Andiamo in pubblicità, visto che i nostri contributi pubblicitari ci chiamano, richiamano la nostra attenzione, particolarmente attenti a questa straordinaria realtà che è quella della famiglia Lucia di Alindar Cucina e Industria Arredamenti, che trovate a Maida, e dello storico mobilificio Lucia Mobili. A tra poco, Rita, la terroferma non andrà avanti senza di voi. Lo so, qualcuno magari mi dirà che ho detto una grande bugia, perché non sono riuscita a tenerla ferma, Rita. In realtà ci dobbiamo portare avanti perché la cottura è un po' lunga, quindi le ho consentito di arrotolare il rollè di tacchino e poi di fare cosa, Rita? Dai, dillo tu. Allora, vabbè, abbiamo inserito tutti gli ingredienti che abbiamo visto prima e poi l'ho semplicemente chiuso con un po' di spago, ok? Con il filo da cucina. Va bene. Adesso prendiamo la pentola. Ci versiamo questo olio perché sarà squisito. Ok? Sì. Bene. Ce ne aggiungiamo un altro gozzo. Sì. Andiamo con il terra, questo trittico, così andiamo a prendere tutti gli aromi e mettiamo anche della farcia. A rosolare bene bene. Mi piace quando si rosolano le cose. Allora, questo serve per il discorso di prima, far arrivare la cottura. E quanto deve stare nella pentola a pressione secondo te, più o meno, di allora, questa pezzatura? Guarda, massimo 15 minuti, perché è sottile, non è molto grossa. E massimo 15 minuti dal fischio. Va bene. Ok, sì. Adesso lo prepariamo. Ok. Ecco, sta aggiungendo le erbette silane che lei stessa va a raccogliere. Abbassa la fiamma per piacere. Sì. E poi le togliamo i rametti. Queste te le posso togliere, Sherry? Sì. Ok. Che profumo. Un profumo delizioso. Le erbe aromatiche sono tutto nella cucina, vero Rita? Ma certo, soprattutto quando si cucina la carne. Ok. Bene. Mettiamo i funghi. E hai scelto le tue chicche disidratate al bergamotto? Sì. E le pere. Abbiamo detto giusto? Le pere. Le mettiamo dopo, però, va bene? Io intanto, perdonami, ma le voglio aprire, voglio iniziare. Faccio un attimino rosolare prima. A sentire.
queste fragranze che sprigionano meravigliose. Anna, adesso mi serve l'odore della salute. Sì, lo straccetto, eccolo qua. Sì. Tieni, Rita. Ecco, adesso al suo perché. Dopo la carne, senti, dopo aver manovrato, quale miglior aroma del bergamotto per allontanare i cattivi odori? Per neutralizzare. Io, permettimi, ne devo assaggiare una così, Pere disidratati aromatizzati al bergamotto. Fantastiche. Sui dolci e sui salati. Andate nelle degusterie del gruppo Cammini. Adesso lo facciamo dorare da ambo i lati. Sì. Poi chiudi, ma aggiungi del liquido. Sì. Bicchiere d'acqua. Che ci permette di creare il fondo di cottura. Va bene. E poi quando lo impettiamo. Così poi Anna il pane. La scarpetta. La scarpetta. Io però ve le voglio fare vedere in tutto il loro splendore queste pere. Ma tu hai visto come sono rimaste della consistenza? Sì, sono perfette. Originale. Queste mangiate la mattina così, Anna mia. O la Sai sera. Che pace. Che pace, sì, soprattutto. L'intestino. Vero. Beh, vi dico a proposito di queste salviettine che sono state inserite tra tutte le altre cose che fanno parte della gamma dei prodotti cosmetici, sempre al bergamotto, dei prodotti del sud. Non sapete quante volte mi hanno salvato la vita ultimamente durante i viaggi, perché sai, quando ti trovi a prendere anche i mezzi pubblici a volte, certo, no, ma incontri sempre degli odori multietnici, no? Bisogna sempre tenerlo il pacchetto di salviettino, ormai è di abitudine. Ecco, ma guarda questa, in questa fra un po' ci puoi fare anche la doccia, tanto questa che è grande. Fantastico. Poi tra l'altro, quale migliore occasione, perché il gruppo C&M addirittura ha scelto la campagna di comunicazione per sponsorizzare queste salviettine, per promuovere l'utilizzo di queste salviettine al bergamotto, che sono antibatteriche, la funzione principale, quindi non dimenticate, dopo il polpastrelli, di andare anche spesso a passare con questo bel straccetto inumidito i vostri apparecchi telefonici. È lì che si insediano un sacco di germi e batteri, soprattutto per chi sta fuori tanto tempo. Orologi, cellulari. È vero che è un po' la mia fissa, sì? Certo, come no. Per chi non ti conosce non può sapere, ma noi che ti conosciamo, cioè tu hai la pulizia praticamente dentro le vene. No. Tutte vene sono pulite. Ecco, quale migliore habitat il bergamotto poteva trovare se non me? Io veramente ho trovato lui, diciamolo. Allora, Rita, quando mi vieni a trovare a Piazza di Spagna, Rampa Mignanelli, per il punto vendita della degusteria? Non appena i bambini concluderanno sì, il ciclo scolastico, verremo a trovarti sicuramente. Di corsa. Vediamo l'ora. Sì, un mondo fantastico. Questa era l'acqua che mi avevi preso per aggiungere. Intanto abbiamo messo il forno a preriscaldarsi. Io con l'altezza. Dita mia, nelle botti piccole. Ecco. Non crescono i bei fiori, come diceva un noto chef, mio amico. Poi mi sono messa pure delle scarpe bassissime. Comoda. Ma crescono i vini buoni, no? Nel senso che si vanno a strutturare. Dicono così, ma è tutto non relativo, so, hai ragione, è vero, però questo è sempre caso. Vero. Allora, quindi passaggio 20 minuti nella pentola a pressione, dopo il fischio, quindi abbassate la fiamma, dopodiché passaggio nel forno. Allora, più lo rosoliamo meglio è, adesso noi qua ci sbrighiamo, sì, tanto poi si dorerà perfettamente. Abbiamo dimenticato un altro pizzico di sale. Ok. Un piatto appetitoso anche per i bambini. Noi Aspetta. Pensiamo sempre di voler far mangiare tutti i componenti Molto. Della famiglia. Vi ricordo che queste ricette, così come tutte le altre realizzate dalla prima edizione di A Casa Tua, le trovate sul sito internet www.acasatua.tv. E potete scaricare anche l'app, chiaramente potete accedere direttamente al canale di YouTube stravisualizzato da tutto il mondo, quindi
Poi hai visto? Sì. No. Non l'hai messo forse così, vero? No, è in orizzontale. Questa è in orizzontale, però visto che hai fatto bene a farmela girare così. Ho capito. Ok. Poi hai visto come è venuto, anche se è di coscia? Sembra un pezzo di muscolo. Sì, bello intero. Corposo, intero. Vero? Questa è la serietà dei macellai del reparto, appunto macelleria delle carni, dell'ipermercato Carrefour. Allora, forno preriscaldato, 20 minuti di cottura. Intanto noi andiamo a bere un ottimo Schamberg con uno sciroppo di bergamotto e un ottimo prosecco. E poi andremo avanti, perché dopo il forno verrà sezionato, tagliato e vedrete dentro questa ricca e succulente farcia dedicata a voi che siete telespettatori da casa tua. Allora Rita, andiamo, va? Direi, cara Rita, che tutto procede come previsto. Sì, sì, lo possiamo estrarre dal forno. Vai, pensiero tuo. Ho assistito a tutto quello che hai fatto, frullato, unito un po' di amido di mais per addensare la cremina. Adesso tu mi dirai come trovi l'alchimia tra queste pere disidratate. Assaggi, mi devi dire proprio la verità. Ok, assaggerò subito. Guarda. Ecco, lo mettiamo direttamente qui. Vai. Dove? Sul piano al quarzo. No, io lo lascerei qui, Anna. Sì, al momento sì. Ok. Vai. Ti dico perché. Perché voglio raccogliere tutto il sughetto. I sughi. Ok. Sì, i succhi. Benissimo. Allora. No, devo prendere un cucchiaio. Non resisto. Non resisto. No, anch'io lo faccio. Sì. Aspetta. Che la pera, voglio vedere che effetto mi dà. Ma ci credono se gli diciamo che è veramente ottimo? Certo, esquisito. Che ci credono, io sono sicura che già proveranno. Io lo rifarò così, Anna, ok? Con questa chicca. Va bene. Hai da scegliere anche con altri frutti, lo sai, sbizzarrisciti tu. La pera, guarda, ha un'acidità è importante. Fantastica. Sì, perché comunque il gruppo C&M, Rita, ci tiene particolarmente non solo a trasformare i prodotti, ma a scegliere anche il punto giusto di maturazione. È fantastica per fare in modo appunto che dia il massimo poi del gusto nelle pietanze ogni singolo prodotto trasformato. Okay. Quindi sicuramente avranno studiato il tempo giusto per raccogliere queste pere e metterle e farle subire appunto questo processo di disidratazione. Io non ce l'ho. Ho fatto io. No, dai. Sì, tranquilla. Ecco. C'è un altro forse qui? Sì. Mi dai un po'? No, anche perché non vedo l'ora di assaggiare questo pezzo di carne. Bene. Vai. Lo tagliamo lì dentro, che dici? No. Lo tagliamo Vorrei qua. Tagliarlo sul piano al quarzo, proprio per far vedere Solo ai nostri amici come si fa. È molto caldo. Allora, se tu... Lo poggio qua. Ok. Questi succhi. Anche senza filtrare va bene. Questo lo serviamo direttamente come centrotavola. Ok. Lo serviamo come centrotavola? Sì, certo, la mettiamo già nel piatto da portata, che poi ognuno si servirà da sé. Ok. È anche abbastanza caldo, quindi fatela prendere. Eh sì, ma è rustico come piatto, Anna, non è un piatto delicato. Sì, sì, sì. Cioè non deve fare la figura dell'arrosto perfetto. Servito, bello arrullato, certo. Allora, Non lo vedi che rustico che ha? Infatti, vedi, i pezzi vanno fatti piuttosto spessi.
Ah, certo, così si fa ogni fetta magari a metà. Io questo lo tolgo, guarda, così lo facciamo vedere ai nostri amici com'è dentro. Fantastico, fantastico. Guardate qui, che spettacolo, che meraviglia. Ecco, e a nostra volta poi andremo sicuramente ancora a tocchettarlo, giusto? Certo. Okay. Questi due pezzi si sono disfatti, però noi adesso li andiamo a irrorare con la salsa. Bene. Tu volevi usare il tuo marmo, però io, come vedi, non ti ho voluto far fare la fatica. No, grazie, grazie. Di ripulire tutto. Grazie mille. Ecco te la tua cremina. Puoi rispiegare ai nostri amici di cosa è composta? Sì, abbiamo praticamente lasciato tutto il fondo di cottura che era composto dai funghi, da tutti gli aromi, dalla timo, dalla maggiorana, da tutte le... No, la maggiorana non ce l'abbiamo messa stavolta. Il rosmarino e il timo, rosmarino, sì. Poi c'erano i funghi, ci abbiamo aggiunto le pere, abbiamo allungato un pochino di acqua. Queste le lasciate, io posso andare certo a sistemarle qui. Abbiamo fortuna chi ha la possibilità di prendere un pezzo di questa pera e di farla. Guarda il sughetto, Anna, è fantastico. Eh sì. Questa cremina è fantastica. Quindi abbiamo frullato dopo aver un po' amalgamato la maizena con un po' di acqua, fatto andare un attimino sul fuoco ed è venuta fuori questa, guarda questa cremina che è veramente, questo è il tocco veramente succulenta. Sì, sì. Io invece questo bel pezzo che era un po' la parte iniziale o la parte finale dell'arrosto, lo trovo molto allettante, lo andrò a condire con uno dei due condimenti balsamici, la salsa di peperoncino o il condimento balsamico al bergamotto. Ci divertiremo così, ma lo faremo a telecamere spente. È lì che arriva il bello. Allora andate sul nostro sito www.casatua.tv. Rita Aloi ha firmato questa ricetta straordinaria, l'abbiamo rivisitata scivolando nel cuore reggino, nel cuore di questo sapore straordinario e unico del bergamotto appunto di Calabria, e vi aspetto domani. Chissà quell'altra persona occuperà il posto che oggi ha occupato Rita. E cosa dirvi? Tante cose buone da mangiare a tutti quanti voi, e vi ricordo di partecipare al concorso Il Re Bergamotto a casa tua. Allora non perdetevi la prossima e grazie per l'attenzione. Non vedo l'ora di andare a mangiare tutto il resto. Ciao!